Allora, ciao a tutti da MP Art. Oggi vi insegno con questo video come si monta una macchinetta per tatuare. Allora, sicuramente avrete comprato il vostro kit tramite internet per tatuatori e avrete notato che le istruzioni sono in giapponese, quindi è un po' complicato. Allora, spero di esservi utile. Una volta montato l'alimentatore, quindi inserite i jack della pedaliera e il jack del clip cord nell'apposita sede del vostro alimentatore. Lo accendete. La scelta degli aghi. Allora, gli aghi ci sono da linea e da sfumatura. Praticamente voi lo noterete qua dietro. Questo è un 7, ecco qui lo vedrete meglio. È un 7 RL, quindi da linea, perché le punte degli aghi sono praticamente più chiuse e fanno il tratteggio. Usate soprattutto, io un consiglio che vi do, se non avete un autoclave, chiaramente usate tutti i prodotti usa e getta. Allora, come si fa? Si prepara tutto quanto, quindi macchinetta, aghi, tubi, elastico e si procede. Allora, si apre chiaramente l'ago, si apre il tubo, questo è un ago da 7 per un tratteggio bello bello pieno e molto conciso. Allora, molti inseriscono l'ago prima nella macchinetta in questo modo e fanno passare e agganciano subito l'anellino nel martelletto. Invece io preferisco inserire prima l'ago nel tubo, perché dopo praticamente, se non le punte, quando si inserisce l'anellino nel martelletto vanno a sbattere nella plastica finale del tubo e si potrebbero rovinare. Ok, una volta fatto questo si inserisce nella base, ecco, in questo modo si inserisce il tubo e ok, e ci siamo, d'accordo? Poi si mette il gommino sulla punta del martelletto e si va a inserire l'ago in questo modo. Ok, e ci siamo. Quindi abbiamo inserito l'ago nel martelletto. Eccolo qua. Allora, a questo punto la regolazione dell'ago che fuori esce è una questione di abitudine, come si va a tatuare. Io in genere, quando tatuavo, non lo mettevo mai al limite, cioè al liscio del lago, proprio perché quando vai sulla pelle l'ago chiaramente un pochettino deve uscire, altrimenti succede che l'inchiostro che raccoglie va tutto disperso nella pelle e quindi non vedete il vostro tratteggio. Quindi ecco, è preferibile che l'ago esca almeno 1 o 2 mm. Ok, così si controlla la battuta. La battuta si spinge e si controlla che fuoriesca l'ago per 2 o 3 mm. Ok, una volta messa a punto questa operazione, si stringe la base. Ok, è pronta. Adesso, perché l'ago chiaramente fa questo movimento, allora si mette un elastico. Sì. Ecco, una volta inserito l'elastico, abbiamo qua la macchinetta pronta. Eccola qua. Bene, a questo punto, una volta messa
lago, si inserisce la clip cord, gli appositi fori sono questi, la macchinetta è pronta. Importante, ecco, la battuta si regola tramite, ecco, dovete sentire che c'è un rumore. Se la battuta non è, eccolo, la regolazione viene effettuata da sopra il martelletto, ci sta una vite, così può andare bene. Ok, e questo è tutto. Quindi riepilogo, si mette il lago nel tubo, si inserisce il tubo nella base della macchinetta, si inserisce il lago e il gommino, si stringe il tutto, si mette in elastico. La regolazione degli aghi 1-2 mm fuori in stato di quiete, cioè quando la macchinetta è ferma, in modo che quando fa la battuta non esce l'inchiostro sulla pelle. Indossate sempre guanti uso e getta e poi alla fine coprite la macchinetta con del nylon. Prendete una bustina di quelle comuni. Applicate un foro all'angolo, così andrete a inserire nel foro l'ago. È pronta per tatuare, così sarà molto più igienico. Cosa importante è quando andate a tingere l'ago nel tubicino del colore, praticamente date un colpettino perché riempie la parte del tubo di inchiostro e andate a tatuare. Un consiglio che vi posso dare è applicate bene sulla pelle il disegno, fatelo asciugare. E partite sempre dal basso verso l'alto. Questo perché quando andate a effettuare la pulizia del tatuaggio, voi spingete verso il basso e chiaramente non cancellate il disegno sovrastante. Iniziate e fate tutto il tratteggio del tatuaggio con il colore nero. E poi praticamente una seconda operazione, pulite bene tutto il tatuaggio, risciacquate. E poi iniziate a riempire. Prima di cambiare il lago e mettere quello da sfumatura, iniziate a riempire. Spero di esservi stato utile, vi ringrazio e al prossimo video. Ciao a tutti.